50.000 lacrime non basta. E io a quella scena vorrei fare un discorso a tutti. La prima è che non ho mai studiato economia e commercio a Roma. Sono laureato in lettere da un anno. La cosa importante, Antonio, è che sono gay. Scusate. Scusate tutti. Scusate tutti. 30 anni ho buttato a nascondermi. Sono gay. E tu guardala dal lato positivo. Qualcuno ti ha spianato la strada, adesso in famiglia conoscono già l'argomento. Cretino, ma che cazzo dici? Mio padre è finito in ospedale con un figlio frocio. Se arriviamo a tu lo mandiamo direttamente sottoterra. Una bella ragazza, eh? E si vede che sta cercando l'uomo giusto, no? Tommaso. Hai visto che bella sorpresa? I tuoi amici di Roma. Ciao, bello. Ciao. I am lady. Non se ne sono accorti, ti dico! Hello, stranger. Tenete le vostre figlie chiuse a casa stasera, perché mi sa che quelli vogliono uscire e chissà che combinano. Ti vergogni, tu hai paura di noi. È soltanto che i miei non la pensano come noi. Da qualche parte ho letto che la metà della popolazione italiana è bisessuale. Oddio! Questa parola non la voglio più sentire. È meglio che ti abiti. Com'è brutta la calunnia, mamma mia. Troia. Soccola.